Cari amici, buongiorno, buona mattina. Mi trovo a Civitanova Marche. Guardate, questa è la spiaggettina. Il cielo è già rovinato, ma vabbè, questo è un altro discorso. Quello che volevo raccontarvi oggi era un aneddoto, una cosa che ho visto ieri in autogrill. Praticamente sono andato per prendere un caffè, no? Vado a prendere il caffè e c'era una fila importante, c'erano boh, 10-15 persone, al bar ce n'erano solo due signore che servivano, in realtà tre, c'era una alla cassa, un'altra faceva i caffè e poi c'era una che adesso vi dirò cosa stava facendo, è questo autogrill, no? Quindi si crea questa fila, 10, 12, 15 persone e la terza signora viene e ci fa, parlando alla fila: signori, guardate che potete pagare con gli schermi, praticamente veramente tipo gli schermi da McDonald's, quelli del pagamento self-checkout, che potete pagare con la carta sugli schermi, non dovete venire in cassa da noi, una volta, due volte, tre volte. Minchia, ma che... E al posto di venire a dire alla gente di pagare col self-checkout, perché non stava alla seconda cassa a servire i clienti, questa dipendente di autogrill, eh? Poi vado a pagare e la sua collega mi fa: ma guardate che avreste potuto pagare allo schermo, eh? Impiegavate 2 secondi al posto di stare in fila 3 minuti. Io ho detto: no, io voglio pagare, interagire con una persona, non con una macchina. Ma guarda che non cambia niente, è come quando hai Facebook, Instagram, è sempre la stessa cosa, eh. Io ho detto: guarda che non ce l'ho Facebook, quindi lascia perdere. Ed era anche scocciata. Allora voi dovete spiegarmi, questa gente, veramente che senso ha di esistere. Nel senso, cercano di invogliare i clienti a usare gli schermini, le macchinette, quando il loro lavoro è a rischio, perché è evidente che loro verranno licenziate e fatte fuori a breve. Se tutti vanno a ordinare allo schermino, ne resterà solo una che fa il caffè e la gente pagherà solo allo schermino. Le altre due verranno licenziate, finché poi anche i caffè verranno fatti in automatici, verranno licenziate tutte e tre, ma questo magari ci vorrà un attimo di più. Quindi questa signora non ha capito che sarebbe meglio non incentivare i clienti a pagare allo schermino e magari lavorare, stare zitta, essere un po' più veloce a battere sti scontrini. E perché poi magari questi dipendenti qui pensano anche che se ci sono gli schermini loro lavorano meno, no? Quindi loro ci guadagnano, rubano lo stipendio, magari pensano in maniera subconscia, non capiscono che perderanno il lavoro. Quindi la cosa che mi ha lasciato di stucco è proprio che le persone non le puoi aiutare, cioè l'abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni, ma anche quando si parla del loro lavoro, non riescono a guardare al di là del loro naso. Tu sei in fila per fare un favore a loro e farle lavorare, per assurdo, e loro si incazzano perché avrebbero preferito che tu fossi andato a pagare alla cassa automatica, perché così loro avrebbero potuto fare uno scontrino in meno. Quindi non c'è speranza, cioè le persone non le puoi aiutare, non è inutile. So che qualcuno dirà: Jacopo, ma cosa pensi di aiutare? Alla fine non cambia niente, nel senso, le cose vanno così, i dipendenti sono tonti e alla fine questo il lavoro ce l'avranno lo stesso, forse sì, forse no, chi se ne frega. Sì, ma è il principio, cioè è proprio un esempio di come le persone non puoi aiutarle, cioè anche quando sono successe cose molto più gravi nel 2021-22 e tu avvisavi le persone, dicevi non farlo, lascia perdere e non ti ascoltavano. E questa è una cosa più piccola, però altrettanto grave, cioè il dipendente che invoglia, incita l'eliminazione del proprio lavoro, invitando i clienti a usare app stupide, a usare questi schermini, così che loro facciano uno scontrino in meno alla cassa. Che delusione, che veramente siamo fregati, non c'è speranza. Queste sono le riflessioni del lunedì mattina. Fortuna che è festa in Inghilterra, bank holiday. Vabbè, vi saluto. Ah, prima di salutare vi faccio vedere il cielo di nuovo. Guardate che cielo. Questo è un cielo naturale.
questo è tutto regolare, non ci sono manipolazioni, non c'è un nature. Sto cazzo. Ciao.